sono delle voci profetiche anche nella Chiesa contemporanea che puntualmente inquadrano degli scenari che arrivano prima o poi e sono voci che dobbiamo necessariamente ascoltare. Una di queste è quella di Don Tonino Bello e a raccontare di lui, dei suoi scritti. Torna Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Santa Maria di Leuca, Ugento. Grazie. Eccellenza, grazie di essere ritornato. Vuol dire che ha fatto un po' casa anche lei qua. Sono venuto volentieri. Dica la verità. Dica la verità. So che anche lei qualche volta... Ogni tanto faccio delle incursioni anche dalle parti su, sì, perché io poi devo convincermi delle cose perché sono un po' come San Tommaso. Mentre non c'è bisogno di convincersi più di tanto della profezia che ha saputo leggere e interpretare Don Tonino Bello. Monsignor Angiuli, io so che Don Tonino Bello non è semplicemente un abito che lei indossa in quanto figlio di quella terra, ma è una presenza nel suo cuore che affonda radici lontane. Eh sì, perché io, come forse ho detto anche la volta scorsa, l'ho conosciuto personalmente negli 11 anni in cui lui è stato vescovo a Molfetta, esattamente lo stesso periodo, dall'82 al 93. E come dire, la grazia, perché è una grazia di averlo conosciuto personalmente, poi mi spinge, mi ha spinto poi dopo a riflettere sui suoi scritti, anche a pubblicarne alcuni, cercando di mettere in evidenza, diciamo, il contenuto, diciamo, unitario di Don Tonino, perché qualche volta forse si sottolinea un aspetto piuttosto che l'altro, e invece è una personalità nello stesso tempo complessa, ma anche, come dire, trasparente e diciamo, immediata anche nella sua profezia. Monsignor Angiuli, adesso che lei è vescovo, può dirmi se quell'uomo, nel momento in cui diventa pastore di una comunità, è stato veramente un uomo scomodo per la Chiesa? Lei adesso si trova a vivere le stesse responsabilità e lo stesso amore che ha la gente poi, eh? Sì, evidentemente, diciamo, bisogna essere molto onesti con quello che è accaduto, perché è stato scomodo già nella sua diocesi di origine, la mia diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, e poi anche dopo nella diocesi di Molfetta, diciamo, l'immediatezza dell'adesione non è stata di tutti. Ci sono stati anche, diciamo, persone che hanno ritenuto, ancora in parte ritengono, diciamo, che alcune sue prese di posizione, alcune sue visioni anche, sue proposte di carattere teologico, di carattere pastorale, diciamo, non sono totalmente condivise. Però adesso devo dire un'altra cosa, cioè al di là di queste differenziazioni c'è come un'adesione di popolo. Questa mi sembra la cosa più importante. Questa è una cosa fondamentale da mettere in evidenza. Perché giustamente la santità, no? La santità non è una questione di elite. Una volta, diciamo, era soprattutto il giudizio del popolo di Dio a decretare la santità di una persona. Adesso, oltre questo, c'è tutto un processo che si fa. Però la cosa bella è, dovunque io vado, incontrando le persone anche semplici, sento subito, come dire, un legame molto profondo. Ieri ho incontrato alcune suore, subito, non appena ho detto sono il vescovo di Ugento, Don Tonino, subito io si è risvegliato, diciamo, un entusiasmo. Perché è un uomo ancora molto presente, ancora una memoria viva di quel territorio. E soprattutto, se posso, perché questo è un momento molto importante, una questione molto importante, soprattutto nelle nuove generazioni. E questo è importante. Io sono stato testimone a Molfetta di quando lui, diciamo, faceva queste catechesi ai giovani. E noi diciamo sempre i giovani, le nuove generazioni, ma era, come dire, la cattedrale era piena, era un appuntamento. Ecco, e lei si è chiesto perché? Oggi come oggi che abbiamo fatto un sinodo per i giovani, per cercare di accogliere le loro istanze, le loro problematiche, ci interroghiamo su come poterli tenere dentro questa comunità, un vescovo che risposta si dà? Perché lui ci riusciva? Perché non ci si riesce sempre? Perché lui toccava delle questioni che sono questioni antropologiche, cioè questioni che toccano l'uomo nella sua profondità. La capacità di dire la verità della fede
però facendo, come dire, nascere dal di dentro questo desiderio di incontro con Cristo. Le parole, il modo anche di dirlo, perché è una questione anche di stile, di modalità. Allora, la profondità della fede da una parte, la capacità di interpretare il tempo e il linguaggio anche adeguato, diciamo, un linguaggio che peraltro, diciamo, ancora oggi noi troviamo essere, come dire, attualissimo. Questo, secondo me, sono state le caratteristiche. E poi, se posso dire anche un'altra cosa, c'è un amore di fondo, cioè l'altro, il giovane o anche la persona non giovane, percepiva che Don Tonino si avvicinava con amore. Non bisogna dimenticare che lui è stato per 20 anni educatore nel seminario minore di Ugento. Proprio, e qui i seminaristi, diciamo, al di là delle sue capacità sportive, culturali, cioè la paternità. Notavano l'educatore che li amava. Come diceva San Giovanni Bosco, no, l'educazione è cosa del cuore. E quando uno si sente amato, è disponibile, come dire, ad ascoltare. Lei si rende conto che è un vescovo che ci sta dicendo questo, vero, Monsignor Angiuli? Cioè, sì, sono un vescovo. Vuol dire che queste cose arrivano anche laddove noi pensiamo che a volte i pastori siano lontani dalle vere necessità della gente. Riconoscere questo bisogno significa che lei è già sulla buona strada. Ma credo che la Chiesa di oggi, diciamo, devo dire, è una Chiesa che almeno fa uno sforzo. Ecco, devo dire, la maggior parte, diciamo, dei pastori sono gente, come dice Papa Francesco, come diceva anche Don Tonino, che amano stare in mezzo alla gente. E quell'odore se lo devono portare addosso. E appunto l'odore, diciamo, delle pecore, che Don Tonino diceva essere appunto in contatto, cioè vicino al popolo di Dio. E questo credo che sia forse uno sforzo da fare ancora in maniera ancora più profonda, perché c'è bisogno di umanità nel rapporto, no? In un altro libro che ho scritto, la fede che diventa umana, che tocca le corde dell'uomo e quindi è capace naturalmente di parlare. Sa, Monsignor Angiuli, se siamo arrivati a doverlo ribadire vuol dire che qualche incidente di percorso c'è stato, ma riconoscere che quella è la strada vuol dire che veramente è una direzione nuova, si sta intraprendendo. Ce ne andiamo un minuto in pubblicità e poi torniamo. Pubblicità. Bene, a più tardi. Signor Vito Angiuli, vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca, stiamo rileggendo con una occasione unica le omelie, i discorsi, il pensiero di Don Tonino Bello, occasione unica che è sulla tua parola, questa raccolta, perdonate i fogliettini, ma ormai a casa mi conoscono, sanno che io non c'ho memoria, ho bisogno di fissare le cose, non si preoccupi eccellenza, di fissare le cose così come stanno. Perché, eccellenza, le omelie sono quelle inedite? Ah, intanto vi devo chiedere scusa. Eccellenza, Papa Francesco sta salendo le scale dell'Aula Paolo VI, inizia la catechesi, ma lei si prende un caffè con noi e rimane con noi anche subito dopo. D'accordo. Non ve ne andate, perché sentire le parole e la voce di Don Tonino Bello e ascoltare il racconto di Monsignor Angiuli ne vale veramente la pena. Grazie. Grazie. Arriva subito il caffè. La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani offre lo spunto a Papa Francesco per la catechesi odierna, che sembra quasi disegnata sulla presenza che noi stiamo raccontando quest'oggi, quella di Don Tonino Bello attraverso Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca. Eccellenza, tra di noi ce lo possiamo dire. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ma Papa Francesco l'ha scritta per noi questa catechesi di quest'oggi, perché sono tornate le parole di Don Tonino, veramente le parole di un cristiano. Sì, effettivamente, sembra quasi una coincidenza, e sta a dimostrare, perché questo bisogna sottolinearlo, la stretta sintonia tra Don Tonino e il Papa Francesco. Se volessimo una prova, quella di oggi è certamente vera, perché non sapevamo qual era la catechesi, certo, che il Papa doveva fare, e tutta la catechesi si muove su due parole, l'ostilità e l'ospitalità. E infatti nel libro che lei, diciamo, sta mostrando c'è la quarta omelia di Don Tonino. Vorrei sottolineare che queste omelie, diciamo, sono tutte non solo inedite,
Ma Don Tonino, quando le pronunciava, non sapeva che qualcuno stesse registrando. Allora, eccellenza, arriviamo a un punto molto interessante ed è un aneddoto, ma che vale la pena svelare e che voi fate raccontare proprio al termine di questo libro. Ricordo, Sulla tua parola, una raccolta di omelie inedite. Una signora, una parrocchiana di Don Tonino. Professoressa. Una professoressa che addirittura faceva lezioni e catechismo con le omelie di Don Tonino, si prende la briga un giorno di registrare queste omelie. Perché lei gli dicono, guarda, è venuto questo nuovo sacerdote, molto bravo, ma all'inizio diciamo un pochettino così, un po' incredula. Poi finalmente accoglie anche l'invito e va alla messa e lo racconta lei. Dice all'improvviso, vede la gente che straripava e poi naturalmente sente le parole di Don Tonino, si lascia, come dire, afferrare da queste parole senza dire niente a nessuno. Lei, perché questo è molto bello. Dalla domenica successiva comincia a registrare e per più di 20 anni ha tenuto queste omelie come una cosa, diciamo, una cosa sacra. Non ha voluto, come dire, darli a nessuno, finalmente però. E questo è l'espediente letterario bellissimo, compiuto proprio da Monsignor Angiuli con la collaborazione di Giancarlo Piccini. Perché io vorrei approfittare anche perché facciamo un applauso alla professoressa Pina Scarcella. Che perché veramente ha detto è arrivato il momento. Forse perché questa chiesa adesso è in grado di capire la profezia di Don Tonino. Eccellenza, noi oggi aggiungiamo, se mi permette, emozione a emozione. Perché? Perché noi abbiamo la fortuna questa mattina di, grazie a un documentario per il quale La Stola e il Grembiule, devo ringraziare il collega Stefano Campanella, di poter vedere e ascoltare le parole di Don Tonino Bello. Allora, per capire il senso di questa immagine che lei ci ha regalato, chiese piene e ogni domenica ne arrivava qualcuno in più, perché il passaparola, questa attrazione, vi vorrei far ascoltare un discorso fatto da Don Tonino Bello, un intervento dal titolo, pensate, La bisaccia del cercatore. Noi ci muoviamo nell'agosto del 1992. Don Tonino Bello sarebbe morto 7 mesi più tardi. Sul volto e nella voce, se mi permettete, già i segni di questa malattia. Malattia contro la quale lui combatte come un leone, fino a quando poi si arrende, lo sentiremo nell'ultimo intervento. Ascoltate la passione, anzi quel brivido della passione che ha un'origine gramsciana a cui lui fa riferimento, il brivido della passione. Guardate e ascoltate, per favore. Il nostro deficit, diciamolo con chiarezza, non sta nell'annuncio della risurrezione di Gesù, della sua trascendenza, della centralità sua nella vita, sta nella incoerenza con cui viviamo il novum cristiano di fronte al mondo. I nostri linguaggi, cioè, si sono normalizzati, le nostre azioni non hanno nulla di eccentrico, le nostre decisioni non hanno il soprassalto dell'estro. Agli apostoli il giorno di Pentecoste dicevano: voi vi siete ubriacati di mosto. A noi non ci ferma nessuno per dire come sei sbronzo alle 9 del mattino. Non ci ferma più nessuno, perché non c'è questo brivido della passione, diceva Gramsci. Vi manca, scrivendo ai suoi compagni, in una delle lettere, dice: manca il brivido della passione, ma non il sussulto. Io ebbi l'infelice idea, quella frase, di pronunciarla il giorno del mio ingresso nella diocesi, quando celebrai la messa solenne davanti. Gramsci diceva che, scrivendo ai suoi compagni, vi manca il brivido della passione. Io volevo incoraggiare i credenti a rabbrividire, a sentirsi la pelle d'oca sotto il messaggio di Gesù Cristo. Andò bene. Mi andò bene come discorso, soltanto che il giorno dopo ricevetti già la prima lettera anonima come vescovo, perché mi dicevano: oh, prima i vescovi, quando facevano l'ingresso in diocesi, citavano i padri della chiesa, adesso si è giunti a questa ignominia di citare Gramsci. Comunque, voglio dire, ci manca il brivido. Basterebbe pensare per esempio al tema della povertà, che pure è essenziale nel discorso della montagna, sul quale come chiesa non sappiamo più fare scrutinio, diciamolo francamente, non sappiamo più fare discernimento, scrutinio. Sembra che siamo stati colti da afasia, per cui permettiamo ormai tutto. Che senso ha più la povertà cristiana? Io invito a chiudere gli occhi, a volte sembra di ascoltare una catechesi di Papa Francesco. Monsignor Angiuli, come si fa, me lo spiega, ad essere così liberi e forti
in questa passione, in questo brivido della passione per Cristo, da poter dire anche pubblicamente queste cose? Beh, innanzitutto perché Don Tonino aveva una spiritualità profondissima, cioè la sua azione pastorale e la sua azione anche comunicativa attraverso nasce da un profondo legame con il Signore. Cioè, questo forse non lo mettiamo... E poi nasce, se permetto di dire, un profondo legame per l'uomo. Un suo slogan, che poi è riassuntivo, citando San Tommaso, ma senza, diciamo, necessariamente dirlo, per cui, voglio dire, si possono usare anche grandi personaggi, certo, e promuovere, diciamo, era questo: pati divina e pati umana, avere la passione per Dio, avere la passione per l'uomo in maniera, diciamo, unitaria. Quando uno lo porta dentro, è chiaro che poi dopo parla di brivido, no, della passione. Se mi permette, posso dire anche una cosa, perché mi sembra molto importante, nel libro viene in qualche modo messa in evidenza. Questa conoscenza, questa cultura di Don Tonino, perché qui cita Gramsci, ma nel libro, forse è bene dirlo proprio Severino? Oggi, cita Emanuele Severino. Ho capito benissimo dove vuole arrivare. Siccome oggi, diciamo... ricordiamo questa figura di filosofo e di pensatore grande con suo pensiero, diciamo, pensare che lui nelle omelie, cioè alla gente, così parlava con questi richiami culturali così profondi, e beh, da una parte fa vedere la sua cultura, dall'altra la capacità di saper veicolare contenuti. Severino è uno degli autori più difficili da leggere, è un filosofo, un grande filosofo, ma difficile veicolare, diciamo, alla gente, per cui la gente, come dire, comprendeva, sapeva che dietro le sue parole c'era non soltanto un afflato, una passione, un brivido, c'era anche però una grande cultura e la capacità di mediarla nel suo linguaggio, nelle sue e di farla arrivare a tutti, come la sensazione che si vive leggendo le sue omelie, tra l'altro organicamente messe insieme, quasi a capitoli, come per entrare pian pianino in un discorso più complesso. Perché, eccellenza, io ho avuto questa percezione, però mi deve correggere se sto sbagliando. Don Tonino Bello non è la profezia che ti arriva per illuminazione dello Spirito Santo. Mi sembra quasi quasi un lungo viaggio per tappe, dove le cose si costruiscono un po' alla volta e dentro una cosa ne arriva un'altra. E poi si arriva alla teoria, tra virgolette, all'uomo di Don Tonino. Lei ha colto benissimo questo, perché non bisogna immaginare come se Don Tonino avesse, mi scusi se posso dire così, una specie di scienza infusa, esatto, cioè sapesse una illuminazione. Lui viveva nella storia, aveva questo grande atteggiamento di interfacciarsi con la cultura del tempo. E poi pian piano poi prendeva da quello che la cultura, i mass media, i pensatori, e rielaborava. Qui abbiamo la prova, diciamo, di questo. Nella quarta omelia lui fa un bellissimo discorso prendendo da un autore spirituale che si chiama Henry Nouwen, e cita, dice: noi dobbiamo passare dall'isolamento alla solitudine. Dalla ostilità alla ospitalità, e poi ritorniamo al discorso del Papa, e poi dalla coesistenza alla convivialità. Ora, sono parole queste, mi vorrei soffermare un attimo sulla parola convivialità. Lì ancora Don Tonino non ha, come dire, coniugato quella che poi sarà l'espressione diventata famosa, la convivialità delle differenze. Conosce, diciamo, il tema della convivialità, ma non ancora elaborato questo concetto. Questo ci fa vedere come nel suo prosieguo della sua riflessione lui attinge, in questo caso prende la formula nell'86 da un convegno di Assisi tenuto dal CEM, cioè il Coordinamento Educativo a Mondialità dei Padri Saveriani. Lo fa proprio. E un autore dice: io avevo coniato questa espressione, però Don Tonino poi è venuto, l'ha fatta propria, e lo stesso autore dice, e poi e dalle parole diventa carne, questa è la differenza. Eccellenza, lei ha detto una cosa che adesso mi sta un attimo ritornando: passione per Dio e per l'uomo. Da quello che noi viviamo quotidianamente in questo studio, io potrei obiettare e dirle: ma se uno ha la passione per Dio non può non avere passione per l'uomo.
Ed invece ci scopriamo oggi a dover mettere insieme questi due anelli. Quasi come se in qualcuno, in qualche passaggio, si fossero persi. Ma com'è intanto possibile? Io penso che oggi abbiamo avuto nel discorso del Papa, che ha richiamato quel passo degli Atti degli Apostoli, che secondo me veramente è bellissimo, nel suo significato non soltanto spirituale, ma sul significato simbolico. Intanto qui ci sono delle persone che stanno camminando. Lì c'è l'Apostolo. L'immagine della barca, di questa, no, traversata, alla deriva. Sembra quasi l'episodio della tempesta sedata, no? Con Gesù. Ma la cosa importante è che l'Apostolo sta insieme con gli altri per 14 giorni, condivide questa situazione di difficoltà, quindi sta insieme, questa capacità, no, di camminare insieme con gli uomini nelle difficoltà, nelle tribolazioni, nelle tempeste, però lui porta qualcosa, il Papa l'ha messo in evidenza, è la certezza che Dio non ci abbandona. Allora lui vive, questo dovrebbe fare la Chiesa, e questo Don Tonino più volte, diciamo, in tanti modi ha richiamato, stare con gli uomini, camminare insieme con gli uomini, fare la traversata in tutte le difficoltà, no? E quindi sentire empaticamente questo legame con il popolo. Poi loro vengono salvati e l'altra cosa bella è che vengono ospitati dalla gente di Quindi Malta. Non soltanto tirati da quell'acqua, ma poi resi accolti in un certo senso nelle stesse, su quello stesso territorio. E devo dire che al Papa non è neanche sfuggita quest'oggi una battuta sulla incapacità di aprire i porti, che probabilmente sarà oggetto, credo, di incontro o di scontro quest'oggi per chi commenterà questa pagina. Monsignor Angiuli, quando lei parla di empatia e di passione, ha detto una cosa prima della pausa, prima della catechesi. Forse pochi più dei giovani hanno capito esattamente quale fosse la vera natura di quest'uomo. E questi giovani, Don Tonino Bello, non se lo sono mai, e dico mai, dimenticato. Beh, il giorno del suo compleanno, l'ultimo compleanno, il 18 marzo, sarebbe morto 32 giorni dopo, 1993. Lui è letteralmente annientato dalla malattia. Ma quei giovani che erano abituati a far festa con lui, a spegnere le candeline con lui, si portano sotto la sua finestra. E guardate qui. Che cosa esce fuori? Freedom, libertà, ma libertà anche di credere, di essere un cristiano autentico. È stato poi il motto di Don Tonino Bello. Guardate e ascoltate. Il 18 marzo festeggiò il 58esimo compleanno. Gli giunsero fiori e regali da ogni parte. Ma il regalo più bello glielo fecero i suoi giovani. Quella sera si riunirono nel cortile dell'Episcopio e sotto la sua finestra intonarono Freedom, la sua canzone preferita, il cui titolo significa libertà. Io ho detto, ma perché non li fate salire sopra? Avrei voluto stringere la mano di tutti, farvi di persona il mio augurio cordiale, perché l'augurio che voi avete fatto a me questa sera, col vostro canto, con la vostra presenza, rimbalza su di voi. Ed è un augurio di felicità, come avete detto. Un augurio di felicità. Grazie per questa manifestazione di affetto. Adesso vorrei scendere e abbracciarvi a qualcuno, comunque lo faccio sulla voce, vi stringo così con tantissimo affetto e vi voglio bene.
Io devo ringraziare Stefano Campanella, la Stolle e il Grembiule per questo documento straordinario. Devo ringraziare Monsignor Angiuli, perché la passione per Don Tonino, Monsignor Angiuli, dentro di lei è autentica. Se lei ci ha cominciato ad investire, tra virgolette, una parola brutta perché ci porta sempre al mondo della finanza e dell'economia, ma vuol dire che c'è una fatica nel poter far comprendere che quella della Chiesa del Grembiule è l'unico destino possibile probabilmente per questa Chiesa. E io non posso non crederla in questo. Io penso che la lezione di Don Tonino, anche la Chiesa italiana la sta in qualche modo assumendo. Vengo dal Consiglio Permanente, abbiamo fatto questa riunione in questi giorni, oggi si conclude, e stiamo elaborando, i Vescovi stanno elaborando, ma poi con tutti gli apporti che verranno anche dalle altre realtà, diciamo laicali, alle altre realtà, stiamo elaborando gli orientamenti pastorali per il prossimo quinquennio. E probabilmente il titolo di questi orientamenti sarà questo: condividere la gioia del Vangelo. Da una parte ovviamente si richiama il magistero di Papa Francesco con l'Evangelii Gaudium, ma dall'altra la parola condividere in qualche modo richiama anche l'insegnamento di Don Tonino, perché questo è il punto: bisogna stare con gli uomini, portare la gioia del Vangelo e condividere anche con gli uomini la gioia del Vangelo. Probabilmente, adesso non so se rimarrà così il testo, però probabilmente alla fine, diciamo, è stato inserito una frase di Don Tonino che prende questo, tra l'altro, una breve anticipazione, perché la conferenza stampa credo che ci sia stamattina a mezzogiorno, se non mi sbaglio. Mezzogiorno, sì. E riprende una frase che lui cita dalla Gaudium et Spes, l'incipit della Gaudium et Spes, e cioè che la Chiesa condivide le gioie del mondo tra gioie umane, gioie genuinamente umane, e la gioia della Chiesa, c'è una stretta unità. Però eccellenza, dopo me la spiega, perché dopo la pubblicità me la deve spiegare, perché quel brivido della passione a un certo punto è scomparso dal cuore e dal volto dei cristiani. La faccio fino anche preparare, eccellenza. Vabbè, andiamo in pubblicità un minuto solo, non c'ho bisogno. Le omelie inedite di Don Tonino Bello sono una realtà, una raccolta bellissima sulla tua parola, voluta dal Vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, Monsignor Vito Angiuli, da Giancarlo Piccini, con, se mi permettete, l'ispirazione di una professoressa, una donna, che un giorno, colta, insomma, folgorata dalle omelie di Don Tonino, si prende la briga di registrarle, di tenerle in un cassetto per 20 anni. Questo è anche un caso letterario, devo dire la verità, e poi finalmente di metterle a disposizione della collettività. Forse dobbiamo anche citare, chiedo scusa, anche la prefazione del Cardinale Zuppi, che, devo dire, è un'altra di quelle prefazioni, c'ha ragione, che c'entrano, se non altro, nella definizione che il Vangelo è sempre l'ultima edizione del giornale, che fa proprio un'altra delle espressioni anche di Don Tonino Bello. Anche perché, chiedo scusa se la interrompo, anche perché il Cardinale, poi dopo che ha colto molto bene, diciamo, il senso delle omelie, spiega anche il significato del titolo, perché Don Tonino non aveva messo i titoli sono redazionali, li abbiamo messi noi. E giustamente il Cardinale, oltre che rifarsi naturalmente all'episodio evangelico di Pietro che dice a Gesù, no, sulla tua parola noi getteremo, lui dice, alla fine noi dobbiamo interpretare questo sulla tua parola come se Don Tonino dicesse a Gesù, come San Pietro, anch'io sulla tua parola farò questo. Parto da quel, come dire, attingo a quella fonte. Ecco, e poi c'è un'altra, tra l'altro poi il cardinale Bassetti, proprio nel Consiglio Permanente, ha parlato della centralità della parola, quindi ritornano questi temi. E poi il cardinale Zuppi dice anche che Don Tonino dice al Signore sulla tua parola, ma è bello anche interpretare che noi sulla parola di Don Tonino, che si fonda sulla parola di Cristo, gli diciamo di sì. C'è come uno scambio. È un passaggio continuo. Tra l'altro, eccellenza, grazie, perché mi dà l'occasione di ricordare il primo grande appuntamento di quest'anno, perché è proprio prima la Domenica della Parola, voluta da Papa Francesco, che tra l'altro nelle sue catechesi sta proprio recuperando quello. È domenica prossima. Esattamente, la prossima domenica. Tra l'altro seguiremo in maniera molto capillare anche come TV 2000. Eccellenza, questa parola, e la forza di questo libro ce l'ha,
diventa carne, abbiamo detto, nell'esperienza di Don Tonino Bello. Un'esperienza vissuta intensamente fino all'ultimo. Don Tonino di andarsene non aveva proprio voglia. E non solo perché muore a 58 anni, ma perché, chissà, mi sono sempre chiesta, non si sia aspettato un miracolo anche lui. E il senso di questo desiderio lo esprime proprio lui nelle sue parole. Un'altra di queste testimonianze durissime, ma bellissime. E ormai alla fine, Don Tonino Bello si porta in cattedrale a Molfetta nonostante non abbia più la forza, ma deve parlare ai suoi sacerdoti. È l'8 aprile del 93, ricordo che morirà il 20 di aprile. Immaginate quanta fatica faccia quest'uomo e quanto ancora bisogno di vita ci sia dentro i suoi giorni. Ascoltate un momento, come al solito, con attenzione. Ho desiderato ardentemente di celebrare questa Pasqua con voi, di mangiare questa Pasqua con voi. Sono le parole che Gesù disse prima dell'ultima cena, proprio nel Giovedì Santo. E anch'io ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. E Gesù dice: prima che io me ne vada, ma io non so se me ne andrò, chissà come piacerebbe a me l'anno prossimo di poterci trovare ad una solenne smentita e poter dire: guarda, ti ricordi che differenza? E allora renderemo grazie al Signore. Per adesso via, andiamo avanti con grande gioia. Io ho voluto prendere la parola per dirvi che non bisogna avere appunto le lacrime, perché la Pasqua è la Pasqua della speranza, della luce, della gioia. Dobbiamo sentirlo. Io lo sento veramente, perché è così. Perché il Signore è risorto, perché è al di sopra di tutte le nostre malattie, le nostre sofferenze, le nostre povertà, è al di sopra della morte. Qualche giorno dopo sarebbe arrivata davvero la Pasqua di Don Tonino Bello. Monsignor Angiuli, la quarta di copertina reca un pensiero scandalosamente attuale. I forestieri vanno alla ricerca di Gesù, mentre quelli che ce l'hanno in casa loro se ne infischiano. E ancora così, questa chiesa si è rimessa in marcia, ha spalancato le porte e sta cominciando a mettersi di nuovo alla ricerca. Ma sono sicuro che ormai la chiesa, anche con il magistero di Papa Francesco, si è rimessa in cammino. Naturalmente il cammino è di un popolo, non di alcune persone, quindi con le fatiche, con i ritardi, con le realtà ancora da dover, come dire, metterci più dinamismo, come lei, abbiamo detto prima, il brivido, no? Il brivido della passione. E credo che però sia importante questo, ed è importante anche quest'ultima testimonianza. Il libro si conclude con una riflessione di Don Tonino sulla morte. E dice che alla fine, perché è la morte e vita. Morte e vita, perché è l'omelia per il 2 di novembre. Sì. Ed è bello che anche il libro si conclude così, ma il titolo è Anche la morte è una festa. Ecco, mi pare che Don Tonino ha vissuto questo, non soltanto l'ha detto, ma l'ha vissuto la morte come una festa, e questo è un messaggio straordinario. Monsignor Angiuli, grazie della pazienza che ha avuto con noi. Grazie a voi. Di rimanere con noi tutta la mattinata. E grazie di averci ricordato che quest'uomo non è mai morto, alla Pasqua sta soltanto godendo di una luce straordinaria. Grazie, grazie a Monsignor Angiuli. Grazie a voi. E se la vita e la morte stanno a braccetto, e questo certo non lo diciamo noi, è il tempo giusto per ricordare anche un'altra cosa. Ci avviciniamo alla giornata della memoria. Possiamo farlo raccontando di un'altra mattanza. Quella che ha visto i Rom vittime dei campi di concentramento. E lo facciamo alla nostra maniera, attraverso una famiglia che vive di arte, gli Spinelli.